Benvenuti a Radio Design. Io sono una delle farfalle sopravvissute da Aja Hoera e come sempre sono qui con la mia amichetta un bicchiere di limonata rosa e una roba Yocco e il gemello malvagio di Torgi Tor, Giacomo, per una nuova scintillante puntata di The T-Gem, l'unico podcast della Workroom che vi svela tutti i segreti più brown cow stunning sul design delle copertine dei dischi più iconici di sempre e non solo, ovviamente sempre sotto l'occhio vigile di Miss Benji di Nicola da Cagliari, senza il quale faremmo ancora più stronzate del solito, quindi grazie Nicola per essere sempre al nostro fianco. Sempre dietro il social. Oggi parliamo di una copertina che solo a guardarla mi fa venire il mal di mare e il vomito, ma non perché sia brutta, ma per quanta roba c'è sopra, veramente è un vortice di follia. Come noi. Ma non facciamo spoilers, seguiamo il corso naturale della puntata e quindi partiamo con la nostra cara piccola limonata rosa Eleonora Baiocco che ci svela tutti i segreti sull'artista di cui parleremo oggi, che non ho ancora detto chi è tra l'altro, quindi dici. Dillo! Tu. No, mi vergogno. Dillo! No, non lo so! Dillo! Non l'ho letto! Che bellissimo! Genio! Stupendo! C'è un ombrello di una vecchia signora con un pattern così alla moda avanguardistico. Ok, vai. Questo perché noi siamo in oddio, Melevisione, no? Com'è? Che c'entra la Melevisione? Niente. Va bene. Cominciamo la puntata, Eleonora. Di chi parliamo? Dici tu. Allora, oggi parliamo di Carlos Santana e i Santana. Allora. Wow, quanto entusiasmo! Vabbè, non lo so, è tipo Santana! È tipo universale, tipo un nome universale. Quando tu dici Santana, non so se è Carlo oppure il gruppo. Qui è sempre mysterious. Sì, è un mistero. Quindi noi parliamo di Santana. Anzi, Santana. Senza Santana, dire. L'acqua. Allora, vabbè, Carlos Santana e basta. È un chitarrista e compositore messicano naturalizzato e non neutralizzato statunitense. Ha passato ieri a dire neutralizzato. Perché noi facciamo delle prove e ovviamente dato che siamo dei fenomeni anche noi possiamo sbagliare. Quindi. Questa cosa non c'ha senso però. Ma non deve avere senso, questo programma non ha senso, noi lo facciamo senza senso perché ci devono criticare su YouTube. Abbiamo appena ricevuto il nostro primo haters su YouTube, siamo così famous, oh mio Dio. Forse piove perché ci stanno tutti con gli ombrelli. Comunque, allora, Santana è conosciuto dal popolo per aver reso famoso il Latin Rock in tutto il mondo. Allora, il Latin Rock non è la dancehall e tutta quella roba brutta che c'è adesso, ma la roba bella che fa Santana, proprio detto con mezzo corpo. Ma da che stai guardando, ho capito? La mia mezza parte che si vede per chi segue la diretta. E io mi vedo mezza, non importa. Scusate, muoio. Praticamente Santana iniziò a riscuotere consensi a partire dagli anni 70 e 80, appunto grazie al suo gruppo che ha chiamato Fucky Band. Bello Fucky Band. Praticamente Carlos ha un suo stile ben preciso che è caratterizzato dall'unione di diversi generi, ovvero la salsa, esatto. Quella che va alla Valentina. Valentina? Tina. Il rock, il blues e il fusion. Inoltre, una sua grande caratteristica è anche l'uso smodato di lunghissimi, meravigliosi assoli di chitarra. Oddio, ho staccato qualcosa. E l'utilizzo appunto di diversi strumenti legati alla tradizione del suo paese natale che vengono appunto suonati dai musicisti della band chiamata Fucky Band. Fucky Band. Santana è appunto considerato uno tra i migliori chitarristi della storia del rock, però per qualche oscuro motivo a noi sconosciuto Rolling Stone l'ha inserito soltanto al 20° posto. Siamo indignati! Esatto, della classifica dei 100 migliori chitarristi. Ora come cavolo avete fatto? Cioè, no. Chi c'è prima perché? Quindi secondo te? Oddio, non lo so, forse Jimi Hendrix, perché se non è prima dobbiamo andare a trovare sti tizi e tagliargli le manine. Perché è veramente scandaloso. Togliamo puntifata. Zero puntifata al Rolling Stones per fare delle cose terribili. Allora, la band Santana, quindi prese vita nel 1966 a San Francisco. Dov'è San Francisco? In Groenlandia. Esatto. E praticamente la caratteristica principale è il fatto che sia un gruppo composto da un numero flessibile di musicisti, quindi non c'è una... In pratica non contavano niente, quindi li smerdavano, li licenziavano come fossero dei contadini. No, che erano tanti, quindi dici che ne so, oggi voglio suonare con Fucky. Ah, così tipo sì, puzzle, esatto. Ok. Un po' tutto così. La band quindi ha pubblicato più di 50 album circa, quindi mettendo insieme gli album in studio e gli album live, che sono comunque roba seria. Quindi
cioè nel senso se qualcuno venisse a malsana idea tipo a Simone, che sì, farebbe molto bene, verrà, esatto, di ascoltare tutta la discografia, dichiarati morto e ciao. Così nessuno mi rompe le palle, posso dice, cavete, cavete. Perché cavate è come mi svengi, torna sempre, però adesso parliamo. Cavete è lo slogan di TTGM, cavete. Perché io parlo e tu mi parli sopra, tu non c'è il diritto di parlarmi sopra, esatto, è importante, vedete? Se ne capisco. So io la star della frontman. Allora esatto. Continua, la Fucky Band ti ha abbandonato, ti è appena sciolta. E ora passiamo la parola al nostro caro Torgi Thor gemello malvagio che ci parla dell'album in questione. Che sarà? Quale sarà? Scopriremo subito. Allora, tra gli oltre 50 album della band, oggi abbiamo scelto di parlare del secondo, pubblicato nel settembre 1970, ovvero Abraxas. Abraxas. Si tratta di un album che definisce lo stile iniziale di Santana, caratterizzato dalla funzione del tipico sound latino e rock and roll, con contaminazioni provenienti dal blues e dal jazz, che hanno reso quest'ultimo un grande classico. Abraxas doveva essere un disco interlocutorio, con storici pezzi della tradizione del mambo e sperimentazioni jazz. Invece il mondo intero ricevette il dono della poesia delle mescolanze, infatti... La poesia della mescolanza. Esatto. La poesia della mescolanza. Correggiuto. Santana, in maniera inconscia, creò la world music, ossia un genere che unisce la musica mexicana con quella occidentale. Mexico! Come Khloe Kardashian. Where's my cuckoo? Che c'entra il cuckoo? Do you wanna see my cuckoo again? Basta! Oggi tutte le reference sono a tema RuPaul Drag Race, se nessuno, nessuno lo capirà. Noi, noi siamo gay friendly. Sì, Eleonora. Basta. Sì, vabbè, Giacomo, sì. Scusaci molto, vai avanti. Scusaci. L'album è caratterizzato anche da un overdrive della chitarra elettrica ed organo a percussioni latine. Gli elementi che contribuiscono al suo grande successo, con il quale Santana dimostrò a tutti la sua versatilità stilistica come chitarrista. Abraxas contiene alcune delle canzoni più famose di Santana, che chiunque conosce, soprattutto Fucchi. Non l'ho mai imparato. Certo, me lo dovrebbe. Ovvero Black Magic Woman, Oh Yeah, come va, e Samba Patì. Cantaci, Leonora, cantaci Black Magic Woman. Vai. Non sono troppo brava per farla sentire al pubblico. Brava, complimenti. Ma adesso parliamo della copertina sbrillacciata dell'album. Come al solito ci trasformiamo in graphic designer e quindi analizziamo la copertina, che è un delirio, è veramente un delirio. Allora, offerta sempre Eleonora, dalla gentile squeezy. Concessione della Baiocco Records. La copertina di Abraxas riporta... Non lo so, cosa la vedete. Non frega niente a nessuno, tanto l'importante so io. Me devo vedere io tanto, non fa niente. Frontman. Frontman so io. Allora, contiene un'opera realizzata da Matti Klarwein, pittore surrealista tedesco, neutralizzato francese. Il quadro si intitola L'Annunciazione e venne realizzato a Mallorca nel 1961. E Santana lo scoprì però solo 8 anni dopo, vero Eleonora? Sì, dentro un magazzino. Dentro un magazzino. Sì. Ok, solo lui poteva trovare il suo quadro dentro un magazzino. Vabbè. E comunque quando lo vide, scapocciò de brutto, perché disse, testuali parole, quando vidi il quadro di Klarwein, capì che musica e colori sono cibo per l'anima. Ma un bamboccio, che dopo ci insultano, noi siamo seri. Cioè, dicono che non siamo seri, ragazzi. Infatti, è assolutamente vero. Comunque, lo scelse come copertina e penserete tutto molto easy. Ovviamente no, perché ora andremo ad analizzare questo meraviglioso fantavoloso quadro che è veramente un casino. Quindi mettetevi seduti, rilassatevi, prendete il vostro tempo per metabolizzare il tutto, perché veramente... Però non c'è dietro nessuna teoria complottista. Purtroppo niente teoria. C'è solo tanta blasfemia. Cioè, siamo rimasti folgorati da sta cosa a distanza questo tempo. Allora, l'ispirazione per il dipinto proviene ovviamente dalla cultura cristiano-cattolica e Klarwein spiegò di voler raffigurare l'Annunciazione sia da un punto di vista cattolico che da un punto di vista buddista, così. E questa sua visione viene rappresentata e viene trasposta nel quadro inserendo Buddha sotto forma di elefante in alto a destra. Aspetta, infatti possiamo vedere un elefantino carino in alto a destra. No, non è vero. Yurika, Elephant Queen. Questo elefante cosa fa? Insemina con la proboscide. Nicola, non guardarmi così, non l'ho scritta io. È vero,
con la sua promoscidina bianca carina insemina una donna che è più in basso, ma di cui parleremo dopo. Vabbè, perché insemina? Perché in questo modo potrà reincarnarsi sulla Terra sotto forma di Buddha e Gesù. Non fate domande. Allora, è arte. L'arte c'è dei significati nascosti. Giuro che non voglio che sia fraintesa la cosa. Ci censurate, cioè... A sto giro ci censurano. Ci censurano. Comunque, e diventiamo famosissimi. Quindi sulla sinistra, invece, vediamo... Che cose scandalose che il social manager famous. Ha detto sì. Sulla sinistra è rappresentato un atipico arcangelo Gabriele, che è modellato sulle forme di una ragazza di Maiorca, che in questo caso rimase appesa a un soffitto come un capocollo per farsi ritrarre dall'artista in tutte le sue tensioni muscolari ed erotiche. L'angelo in questione è raffigurato completamente in rosso, coperto da tatuaggi blu, e stringe tra le gambe un conga, che è un tamburo. È un tamburo della cultura africana, che, dettaglio non casuale, veniva usato e viene usato tuttora per annunciare eventi importanti, bla bla bla, cose del genere. Annunciare delle annunciazioni. Esatto, bravissima Eleonora. Invece, come modella per questa Vergine Maria reinterpretata, l'artista utilizza la sua compagna dell'epoca, che si chiamava Jill. Noi abbiamo trovato anche il nome, soltanto no il cognome, neanche il codice fiscale, purtroppo, però. C'è tutto a creare su Facebook, sicuramente ce l'avrà tra l'altro. Va bene. È morta anche. Basta. Comunque possiamo vedere che è raffigurata tra l'angelo e l'elefante ed è stesa su un letto pieno di drappeggi, robine carine. E questa bella donna ha lo sguardo rivolto verso l'angelo, una gamba sollevata e una colomba bianca che copre la sua gingilla. Perché non si possono far vedere le gingille nemmeno sulle opere d'arte, quindi si coprono con le colombe, ok? Bianche. Va bene, okay. Se lo dici te, ciò che dice Fucchia legge. Esattamente, brava, vedo che hai imparato. Invece, tra l'elefante e la donna, in alto, possiamo vedere il nome e dell'album e il nome della band, scritti con un font tutto argigogoloso rosso, un po' heavy metal, mi ricorda sta cosa, non so perché. Vabbè, in realtà è nero e rosso. È nero e rosso, no, ma marrone. Mi ricorda una roba satanica, comunque, ok. È vero. Che è stata realizzata, questa composizione di Pons, da Bob Venosa. Venosa? Mm-hmm. Ok. Bob Venosa, Bob the Drag Queen. Oggi reference di RuPaul a non finire. Allora, invece... First. All'estremità del dipinto... Okay. Welcome to the room, first. Ok, all'estremità del dipinto, che viene inserita sul resto della copertina, possiamo vedere tre... Scusate, chiunque sappia la vera pronuncia, mi scusi. Wodabe, non lo so, vabbè. Che sono i membri di una popolazione che vive tra il Mali, la Nigeria e il Camerun! Altra reference di RuPaul, che non ci bastano, ok. In rappresentanza dei re magi, praticamente. Con la bacchetta. Eleonora saluta le persone davanti alla vetrina con la bacchetta magica. Ok. Sotto di loro c'è un tavolo pieno di frutta, verdura, cibi vari, pesci morti. E tra di loro c'è la raffigurazione, una fotografia dell'artista che si è messo tra la frutta. Era un po' fruttivendolo, secondo me. Vabbè, dopo sta stronzata posso anche smettere. Ora passo la parola ad Eleonora, che finisce di analizzare questa copertina, se no mi piana sincope da me. Sì, però adesso il reggi album al fai te. Sì, amore. No, ti devi mettere qua. Ma se vede così che vuoi. Poi ci sono anche dietro, quindi è ancora meglio. Sì, per i followers che ci seguono per questa bellezza meravigliosa. La prossima volta vengo senza maglietta. Così si vedono tutte le ossa. Oh, sì. Vabbè. Quindi praticamente nella conclusione siamo arrivati al punto che l'opera realizzata dal nostro amico Mati, perché non diciamo il cognome per evitare insulti, me la so presa io, è una versione erotica, blasfema e pagana del mistero dell'annunciazione cristiana, ricca di simboli che stai facendo e dettagli che posseggono appunto diversi significati, ma che per fortuna si ricollegano all'album di Santana. Allora, per esempio, la donna, che è praticamente la figura principale, quella che ha fatto il maggiore scandalo di tutto quanto. Perché c'era la gingilla coperta con la colomba. No, perché era un'interpretazione della Vergine Maria di colore. Wow! Aiuto! Che appunto è posizionata tra l'angelo e l'elefante,
si ricollega alla traccia Black Magic Woman e Gypsy Queen, che significa appunto italianizzata e alla traduzione corretta, quindi a chi è che gli sta bene? No. Inviperita, Eleonora, oggi. La donna della magia nera, la regina digitale, infatti il significato di questa della traccia si ricollega appunto alla donna, perché è una bruxa, ovvero una strega che pratica la magia nera. Non è una parolaccia, sono tutte cose vere, io non è che metto cavolate, io sono tipo la Bibbia. Io dico, ho ragione. È anche molto umile. Quindi appunto pratica la magia nera. E quindi, dato che lei fa i riti voodoo, la colomba al centro delle gambe, che cosa simboleggerà mai, amici ascoltatori? Una colomba. No, il simbolo voodoo, perché appunto era utilizzato per fare i sacrifici appunto nei riti voodoo. Poverina. Andrea si arrabbia come vegetariano. Andiamo avanti. E quindi appunto con la colomba legata appunto all'annunciazione vera e propria cristiana, che simboleggia lo Spirito Santo, non ci dice assolutamente niente. Esattamente. Mentre l'angelo ha a che fare con il titolo stesso dell'album, ovvero Abraxas, praticamente la parola... E qui sedetevi, perché è veramente un casino. È veramente assurdo, cioè, non lo so, sinceramente Santana è un tipo molto fatato, quindi c'è caso che queste cose le ha pensate realmente, però è abbastanza strano. Quindi, allora, Abraxas è una parola che ha, insomma, significato proprio nel tempo lontano. In realtà io mi sono messo a cercarlo, sto termine, in realtà non si sa. Esatto, sono tutte ipotesi. Cioè, nel senso, tutti ha diversi significati. Noi abbiamo ovviamente preso quello più pazzo, perché non c'è Tino Shade, no Pink Lemonade, non quindi niente. Non c'entra niente, rende insomma la situazione. Quindi più matto è il significato e più è bello. E praticamente si ricollega ai testi gnostici dei primi secoli dell'età dell'età cristiana, e secondo alcuni padri della chiesa l'Abraxas era un demone e il suo culto era una forma di adorazione di Satana. Bellissimo. Yeah. Yeah, woo-hoo. E mentre il significato invece che Santana dà alla parola Abraxas, che se smette di fare super zoom, io me lo sento che tu li stai facendo, è legato appunto a una citazione presa dal libro Demian, che ricorda Demone, fatto caso? Casualmente? Dai, no. Di Herman Hesse, che viene appunto riportata sul retro della copertina, quindi fu chi gira la copertina e cita, vabbè, è importante. Eravamo di fronte a lui e cominciamo a magellare dentro per lo sforzo, fu chi gela dentro per lo sforzo. Abbiamo interrogato il dipinto, l'abbiamo vituperato, fatto l'amore con lui, pregato. L'abbiamo chiamato madre, l'abbiamo chiamato puttane sgualdrina, l'abbiamo chiamato nostra madre, l'abbiamo chiamata Abraxas. Quindi praticamente il significato avviene da quest'opera. Però nel dipinto, appunto, questo demone viene reinterpretato in maniera sbagliata, perché tutti dicono che era una persona cattiva, invece era semplicemente una donna. È vero, cioè l'unica cosa brutta che la gente era del fatto che era una donna che faceva l'arcangelo Gabriele, che invece cast Gabriele era Gabriella, quindi c'è, cioè, capito? Adesso col musical. Esatto, cioè non è terribile questa cosa. Cioè, hanno chiaramente, soltanto perché era una donna. Indignati! Ma sono maschilista dentro. Mi pare proprio. Inoltre quest'angelo demone punta un ditino fatato verso l'alto, indicando un simbolo che tipo adesso tu l'avvicini e lo fai vedere per chi non ci crede. Ma io non ho ancora visto questo simbolo. Ah, questo! Ciao Stella! Aspetta. Appunto, questo simbolo che rappresenta l'Aleph, che è la prima lettera dell'alfabeto ebraico. Una letterina ebraico, viola in mezzo alle nuvole. Che è tipo una... E praticamente in quest'opera, dai mille significati, questa lettera potrebbe riferirsi sia ad Adamo che al primo uomo, sia alle rappresentazioni. Al primo uomo. Al primo uomo. Al primo uomo che ha detto cavete. Oppure a Dio. Quindi, in conclusione, per quanto quest'opera è fatta dal nostro amico Mati, amico di vecchia data. Di vecchia data, il vicino di casa, sembri molto simile all'annunciazione, a livello compositivo, fotografico, di dipinto, di fantasia, di colori, di quel che ti pare, contiene dei significati che prendono completamente la strada opposta, e per questo noi li definiamo come blasfemia. E niente, basta con la copertina, perché noi tipo non l'abbiamo scovata, secondo me c'è tipo un significato nascosto anche sul girasole che ho visto adesso. Io vorrei... con voi commentare lo sfondo di questa copertina, perché è un casino, non si capisce niente, cioè io capisco, chi te l'ha dato sto permesso? Era surrealista, ma cioè calmati, cioè non si capisce niente, è un disastro,
Cioè, è bellissimo, per carità. Io l'arte la amo tutta, però... cioè, l'arte fuori. Fa venire veramente il volta stomaco. Per me mi giro la testa solo a guardarlo. Continua a guardarlo, così magari svieni. Ok. 118. Bene, per evitare di scadere ulteriormente nella blasfemia, vi informo che anche questa angelica puntata di Detti a Gemma è giunta al suo termine. No! Mentre vi prendete il vostro tempo per metabolizzare questa copertina e tutte le informazioni estremamente blasfemiche che contiene, potete approfondire... approfittarne per visitare i nostri canali social e seguirci su Facebook e Instagram, recuperare vecchie puntate su Spreaker in qualità eterea e sul quale YouTube e su YouTube dell'istituto, se volete scoprire tutti i segreti delle nostre faccettine e commentare culo. Negativamente, inoltre trovate le dirette anche sulla pagina di Facebook Radio Design e su quella dell'Istituto Italiano di Design, su iTunes Podcast e su Spotify, e insomma niente, siamo sempre ovunque, siamo ovunque. Se volete consigliarci qualsiasi argomento di cui parlare, o se volete dedicarci delle preghiere, se volete, potete farlo interrogando attraverso i sondaggi e portadomande che pubblicheremo nelle storie Instagram quando vabbè. Allora, vabbè. Noi vi diamo false informazioni, perché noi sono 9 puntate che diciamo questa cosa e non l'abbiamo mai fatto. Non è vero, una volta l'ho fatto. Vabbè, giusto per te. Oh, ma la prossima volta sono 10 puntate, tocca festeggiare. Madonna, santa timpani. Niente, come sempre qui da Radio Design e dell'Istituto Italiano di Design vi salutiamo e vi diamo l'appuntamento al prossimo lunedì. Speriamo lunedì prossimo, perché già l'abbiamo saltata una senza di niente a nessuno, però vabbè. Sì, infatti siamo tanto andati, nessuno in si è preoccupato. Infatti sì. A voi non vi interessa, non ci volete bene. Quindi speriamo lunedì prossimo con una nuova puntata di The T-Gem. E ora vi salutiamo con una frase, un'altra referenza di RuPaul. 1, 2, 3. Mi svengi, mi svengi, mi svengi. Haters makes me famous!